Allora, buonasera a tutti. Prima di cominciare un saluto alla professoressa Claudia Villani e al professor Raffaele De Leo che abbiamo conosciuto durante gli incontri precedenti. Saluto sia Claudia Villani che lei, ma anche i relatori da parte del preside, del nostro dirigente che ha avuto un impegno e non potrà partecipare di questo sistema. Siamo qui con il professor Carlo Spagnolo e il professor Francesco Prota. Il professor Spagnolo è ordinario di storia contemporanea all'Università degli Studi di Bari, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, dove insegna storia contemporanea e storia dell'Europa contemporanea. È titolare dal 2018 della cattedra Gémonet di storia dell'integrazione europea. Cattedra grazie alla quale abbiamo potuto organizzare il corso al quale stiamo partecipando. Ha promosso nel corso della sua carriera numerosi convegni nazionali e internazionali sul secondo dopoguerra, sulla guerra fredda, sull'Italia repubblicana e sulla storia dell'integrazione europea. Ha svolto ricerche e attività didattiche in Belgio, Francia, Germania e Stati Uniti e le sue principali pubblicazioni vertono sulla ricostruzione europea dopo il 1945. Il professor Francesco Prota, dal 2009 al 2020, è stato ricercatore di economia politica presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Bari, oggi professore associato presso lo stesso Dipartimento. Ha al suo attivo numerose attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale, varie sono le pubblicazioni, le conferenze e i seminari. I suoi interessi di ricerca sono prevalentemente economici, dall'economia dello sviluppo alla valutazione di politiche pubbliche, all'economia dell'innovazione. Stasera è qui con noi per parlare della Next Generation per il rilancio dell'economia e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ad introdurre sarà il professor Spagnolo. Professore, a lei la parola. Grazie, grazie della presentazione, sicuramente esagerata, e poi dell'occasione soprattutto, ecco, per chiacchierare un po' con voi. Forse Claudia dovrà dire qualche cosa in più, perché Claudia è in fondo la vera organizzatrice di questo incontro, che si situa all'interno, come voi sapete, insomma, delle attività che la cattedra Gémonet, diciamo, di cui sono responsabile, sta promuovendo. È una parte di queste attività che noi ci siamo impegnati con la Commissione, fa parte del nostro progetto, era proprio quello di alzare, ecco, il livello della conoscenza sull'integrazione europea nel territorio, nel rapporto con le scuole, e quindi anche di avere contatti più stretti con la scuola. E soprattutto con gli insegnanti, quindi questa è un'occasione per me molto gradita, sinceramente. Potrei dire tante cose, adesso cercherò di farla breve. Comunque, tutti quanti siamo in questo periodo inchiodati al computer, piuttosto alienati, davanti a questi schermi, insomma, è un po' faticoso. Per tutti, immagino per gli insegnanti lo sia particolarmente. Per me, quando faccio attività didattica, diciamo, sento molto il peso di questa clausura. Comunque, nelle condizioni relativamente privilegiate, pur sempre in cui ci si trova, bisogna anche tenere conto di questo, rispetto ad altre categorie, purtroppo, dire, che stanno anche molto, molto peggio. Bisogna tirarsi sul morale, diciamo, e pensare anche che c'è invece chi sta messo in condizioni molto peggiori delle nostre. Però, ecco, detto questo, paradossalmente, diciamo, questa emergenza Covid, si è incrociata con un impegno che noi come cattedra, appunto, io in particolare, ma tutti i miei amici e colleghi che mi stanno dando una mano. Tra cui c'è Francesco Prota, che è un collaboratore intenso, noi ci vediamo in continuazione. Io e Francesco per le questioni della cattedra non è l'unico, anche Raffaele, Claudio naturalmente ha un ruolo importantissimo all'interno della cattedra. Insomma, stiamo lavorando in equipe e questo secondo me è la parte più interessante del lavoro della cattedra, è questo di creare una piccola squadra, diciamo. Si è incrociato questo progetto, vi dico sinceramente, con l'emergenza Covid.
Cioè, noi siamo trovati a dover gestire un progetto che era nato, diciamo, fuori da questa emergenza, in questa fase, e secondo me, alcuni nodi che stanno emergendo nel corso di questa fase particolarmente complessa, erano già ben presenti prima. Quello che vorrei dire a livello introduttivo, cercherò di essere rapido, è che noi non, ci troviamo sì in una condizione anormale, diciamo, che è quella dell'emergenza sanitaria. Però questa emergenza sanitaria sta rivelando, sta rendendo più evidenti nodi e problemi preesistenti. E sta acuendo e rendendo anche più complessa la gestione di questioni che erano già ben presenti all'opinione pubblica e al quadro del governo e anche nei rapporti tra Stati e Unione Europea, che è il tema che noi stiamo affrontando. Cioè, l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza delle fragilità dei sistemi sanitari, in primo luogo, ma anche una fragilità della struttura, dell'organizzazione, dei rapporti interni dell'Unione Europea che era già ben presente a tutti gli osservatori, a tutti gli studiosi, già prima dell'emergenza. Come si sta rispondendo? Ecco, questo è il mio intento oggi, è di tematizzare. Io proverei in 3 punti, 3-4 punti, insomma, che cosa si sta facendo oggi. Vi ricorderete, io, come dire, tutti quanti voi siete persone mature, ecco, sicuramente osservatori attenti, adesso non voglio essere troppo banale, diciamo, nelle cose che dirò, perché probabilmente per molti di voi saranno cose conosciute, ma io non avendo contezza di voi personalmente, mi permetto di richiamarvi alcune cose che probabilmente sapete benissimo. E cioè, allo scoppio della pandemia, si era da poco insediata una nuova Commissione europea, la cui presidente era Ursula von der Leyen, che è stata eletta nell'estate precedente, dopo un'elezione parlamentare europea particolarmente delicata. Nella quale il rischio di una ascesa dei partiti nazionalisti e di forze, diciamo così, scettiche quantomeno rispetto all'integrazione europea era molto forte. In questo quadro, l'esito delle elezioni europee parlamentari è stato abbastanza sorprendente. Tutto sommato, pericolo, chiamiamolo pericolo, insomma, quella difficoltà, quello timore di uno spostamento a destra, di un'opinione pubblica verso, quindi, risposte nazionaliste alla situazione del 2019, che era segnata dalla questione migratoria, tema che ci ha, tartassato, che ci ha toccati in maniera molto forte, era la questione migratoria, la difficoltà dell'Unione Europea di rispondere alle sfide migratorie. Quelle elezioni del 2019 hanno dato un esito abbastanza sorprendente, nel senso che tutto sommato la risposta dell'elettorato europeo è stata ancora di puntare, di scommettere sulla continuazione del progetto dell'Unione Europea, perché hanno scelto forze parlamentari che si sono dichiarate tendenzialmente favorevoli a continuare questo progetto. E all'interno di questo quadro, quello che è successo, che per molti osservatori è stato sorprendente, è che al momento dell'elezione della nuova Commissione, e quindi delle nuove istituzioni dopo l'esito del Parlamento europeo, in un quadro che però pur sempre vedeva forze conservatrici, diciamo così, di destra, nell'insieme abbastanza robuste, all'interno del Parlamento europeo, è successa una cosa particolare, cioè il Movimento 5 Stelle ha cambiato orientamento e ha avuto un peso decisivo nell'elezione della nuova Commissione.
commissario. Senza il voto del Movimento 5 Stelle non sarebbe stato possibile l'elezione del presidente attuale. Il Movimento 5 Stelle, che era molto diviso, e in parte lo è ancora forse al suo interno, rispetto all'orientamento da assumere nei confronti delle politiche dell'Unione. Vado rapidamente, poi ci sono altre questioni che sono emerse in quell'estate, ma insomma adesso le saltiamo. Nel corso dei mesi successivi, questa elezione, anche fortunosa, una maggioranza stretta, diciamo, della commissione nuova, ha portato a una scelta di commissari che erano evidentemente un po' un compromesso tra un orientamento più conservatore dell'Unione Europea e uno che invece premeva per un maggior quadro di cooperazione, un'intensità maggiore dello sforzo della cooperazione. Per cui abbiamo Gentiloni da un lato e il commissario lituano dall'altro, all'economia e alla finanza, che si stanno lì a sorvegliare reciprocamente. Abbiamo un equilibrio interno alla Commissione che si è maturato allora, dopo l'estate, quindi nell'autunno del 2019, in cui la scelta dei commissari è stata un po' faticosa, però alla fine è venuto fuori un programma della Commissione che voleva avere alcuni tratti innovativi. Quanto poi davvero fosse innovativo, diciamo, ciò che è venuto fuori lo discuteremo nel futuro. In realtà, diciamo, la Commissione ha fatto altro che rielaborare, cercare di rilanciare alcune idee che erano già presenti in passato, in particolare la cosiddetta strategia di Lisbona, che era quella che prevedeva, diciamo così, un rafforzamento dell'innovazione dentro l'Unione Europea, addirittura a suo tempo prevedeva la strategia di Lisbona di fare dell'Unione Europea lo spazio più avanzato tecnologicamente del mondo, obiettivo che poi completamente fallito, e insieme a quel obiettivo c'era anche un progetto di fare dell'Unione Europea un'area di ricerca molto avanzata e integrata, e c'erano previsti all'epoca, 2010, una serie di obiettivi. Anche per le scuole, l'università, accrescere i livelli di formazione, eccetera, eccetera. La nuova commissione ha allargato quegli obiettivi, in realtà, ha integrato alcune idee che diciamo, circolavano da tempo riguardo il Green Deal, cioè l'idea di insistere per un passaggio dell'Unione Europea verso una transizione. Diciamo ecologica, comunque uno sviluppo sostenibile, ecco. Su una linea soprattutto sostenuta dai verdi nord-europei e da un accordo abbastanza largo che si è determinato soprattutto in Germania, diciamo, per favorire una modernizzazione degli apparati produttivi, ma anche dell'orientamento dell'economia, che sia sostenibile anche in base ai protocolli di Kyoto e tutti questi accordi internazionali che noi conosciamo. Quindi c'era già nel 2019-20, nell'inverno, un accordo per un Green Deal, però c'erano pochi strumenti e poche risorse per attuarlo. E paradossalmente, l'emergenza Covid, che si è affacciata da febbraio, ma poi più evidentemente da marzo, ha costituito l'opportunità per alcuni paesi, secondo me, per proporre delle modifiche più radicali alla cooperazione europea, nella consapevolezza che si era davanti a un tornante in cui in gioco non era più solamente la crescita dell'economia o una fase di difficoltà economica più o meno lunga, ma credo, questa è la mia un po' forte, insomma, posizione, la tenuta dell'Unione Europea. Cioè il rischio che una parte dei paesi dell'Unione Europea non ce la facesse più a stare dentro l'Unione. E quindi che tutta l'operazione di salvataggio dell'euro che si era fatta in passato potesse saltare prima o poi. E in particolare l'Italia era evidentemente uno dei paesi più sotto il mirino, diciamo, del rischio. E si è proceduto con una serie di pacchetti,
negoziati con grande difficoltà, come voi saprete, perché c'è una serie di paesi che sono contrari alla linea di impegno da parte dell'Unione Europea verso qualcosa che assomigli anche da lontano a un sistema federale. Quindi c'è stata una discussione, una resistenza anche complessa, un negoziato piuttosto lungo, durato tra marzo e maggio, in cui c'è stata una controversia tra un gruppo di paesi, diciamo meridionali, che hanno chiesto aiuti consistenti e un rinnovamento della politica a partire da una vecchia richiesta di alcuni paesi, che era quella di un indebitamento da parte dell'Unione Europea, quindi politiche di debito pubblico collettivo, cioè emettere debito pubblico collettivo per alleggerire anche il rischio di crollo finanziario da parte dei singoli paesi. E le risorse ci sarebbero, la ricchezza dell'Unione Europea lo permette, l'euro consentirebbe questo. Dall'altra parte c'è una serie di paesi, Francesco dirà qualcosa sicuramente su questo, che sono stati resistenti, contrari, perché ritengono che ci sia il rischio di accollarsi parte o tutto del debito degli altri. E che quindi alla fine, diciamo così, c'è un timore da parte degli elettorati nazionali dei paesi, soprattutto del nord Europa, ma anche del centro Europa centro-orientale, che non vogliono condividere l'onere del debito pubblico. E quindi hanno fatto resistenza. Allora, alla fine si è giunto un compromesso. Che cos'è? Si è deciso di intervenire, ma prima che intervenisse la Commissione e il Consiglio è intervenuta la Banca Centrale. La Banca Centrale già sta intervenendo massicciamente per sostenere la moneta europea. È una cosa di cui sui giornali italiani si è parlato, ma non si parla tantissimo. Ma senza l'intervento massiccio della Banca Centrale, che sta comprando i titoli di debito degli stati, noi oggi non avremmo più l'Unione Europea, sia chiaro a tutti, diciamo. O comunque l'euro non ci sarebbe più, quantomeno nella forma attuale. Alcuni paesi non sarebbero già, diciamo, usciti. Ciò detto, l'intervento della Banca Centrale da solo potrebbe non bastare. E quindi c'è bisogno di un intervento, si è ritenuto almeno che c'è bisogno di un intervento strutturale. Il problema è che cosa si può fare intervento strutturale quando il bilancio dell'Unione Europea è l'1% del PIL europeo. Questo è cioè un bilancio troppo piccolo per poter intervenire in maniera seria nell'economia europea, avere un impatto. E quindi motivo per cui c'è bisogno di un intervento straordinario. L'intervento straordinario che si è scelto ammonta, vi dico subito la cifra, a 672,5 miliardi, scelta stabilita in maniera, diciamo, definitiva l'11 febbraio 2021, quindi pochi giorni fa, con un regolamento del Consiglio europeo che stabilisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, si chiama, che ha diciamo, stanziato in maniera definitiva questa cifra. Si è arrivati a questa cifra con una serie di compromessi e il programma che si è negoziato diciamo, tra marzo e maggio in particolare, ma poi pian piano precisato nel corso dell'estate, ancora oggi diciamo, non è tutto preciso, prevede che ogni paese faccia i suoi progetti sulla base di criteri definiti dal Consiglio europeo e la Commissione dovrebbe supervisionare i progetti dei singoli paesi, valutarli e accettare le proposte dei paesi a cui si stanziano determinate cifre in rapporto a determinate caratteristiche, la ricchezza nazionale, la disoccupazione, il livello della crisi in corso, insomma, c'è tutta una serie di parametri per distribuire le risorse stanziate. E in questo caso la crisi ha toccato di più l'Italia. Si è deciso quindi di stanziare più risorse per l'Italia. L'Italia è il paese al cuore di questo progetto. Questo progetto di intervento straordinario non è l'unico, ma certamente senza una cordata
che c'è stata tra marzo e maggio, che ha visto capofila la Francia, l'Italia accanto alla Francia tra i principali sostenitori e la Spagna, convinti firmatari di un documento che è stato portato, diciamo, in Commissione, in Consiglio, che è stato decisivo per poi cambiare questa linea, non si sarebbe andati così avanti. Adesso io credo di poter chiudere qui per dirvi che appunto il negoziato è in corso, che da solo, cioè le cifre che sono state stanziate, Francesco dirà qualcosa di più, ma a me sembrano ancora limitate. Se voi pensate che Biden adesso ha appena annunciato un piano di finanziamento di 2.500 miliardi circa, diciamo, no? Mentre il piano europeo prevede appunto addizionali 670 miliardi. Poi le cifre vengono un po' pompate dal fatto che a questo si aggiungono le risorse del bilancio ordinario, però pluriennale, quindi stiamo parlando di una. Quindi si parla a volte di 2.500 miliardi circa, però dovete pensare che i 1.800 miliardi aggiuntivi di cui si parla sono le risorse del bilancio ordinario spalmate per i prossimi 6 anni. Quindi è una cosa, diciamo così, non di particolare impatto, semplicemente dà un orientamento strategico, mette in piedi delle risorse importanti, però il vero intervento eccezionale, diciamo straordinario, è quello di questo piano che si chiama Next Generation EU. Chiuderei qui per dirvi: il piano ha cambiato nome nel tempo. Si chiamava prima Recovery Plan, no? Iniziato con questa idea, poi in estate ha cambiato. A luglio 2020 c'è stata la riunione del Consiglio d'Europa, del Consiglio europeo, scusate, Consiglio europeo, il Consiglio dei capi di Stato e di Governo, che ha stabilito di approvare il piano dopo una serie di compromessi. E il fatto che abbia cambiato nome non è banale. Perché quello che doveva essere un fondo di aiuto ad alcuni stati, stati in emergenza, un intervento straordinario col debito pubblico collettivo, eccetera, è diventata una cosa un po' diversa. Ecco. Il Next Generation EU è un piano che prevede, diciamo così, un intervento più largo, a cui possono partecipare un po' tutti i paesi, in maniera tale da calmare un po' gli elettorati dei paesi più resistenti. È orientato appunto al cambiamento dell'Unione Europea, quindi soprattutto c'è, cioè, un cambiamento strutturale, quindi un progetto più ambizioso, se vogliamo, di quello iniziale, più, vi dicevo, legato a obiettivi di lungo periodo che l'Unione Europea già stava affrontando, però proprio questa commistione, diciamo, tra le misure di emergenza e quelle strutturali di lungo periodo, secondo me, non saranno facili da tenere insieme. Ecco. E anche per gli Stati membri sarà difficile probabilmente compensare i due aspetti, cioè avviare riforme strutturali di lungo periodo che già da molti anni aspettano, aspettavano e forse continueranno ad aspettare, e invece fare interventi immediati, diciamo, che riguardano la questione di gestione della crisi. Cioè, le due cose dovrebbero stare insieme, ma io vedo in questo un elemento problematico. E non ancora chiarito su come le due cose dovrebbero tenere. Io mi scuso della lunghezza, però, cioè, ci sono tante cose da dire, ma mi fermerei qua. Diamo la parola al professor Francesco Prota. Ok, grazie. Buonasera a tutti. Come ha già iniziato ad introdurre Carlo, quello di cui proverò a parlare rapidamente riguarda ovviamente il Next Generation EU, cercando di fare appunto un po' di chiarezza in una materia che, diciamo, che anche per come viene presentata è molto confusa. Carlo giustamente ricordava il cambio di nome, e poi in realtà vengono usati termini che indicano una parte del Next Generation EU per indicare il tutto. Quindi proviamo un attimo a fare un poco di, diciamo, di chiarezza terminologica, che mi sembra il primo passo necessario.
Poi aggiungerò qualcosa, perché in realtà Carlo ha già quasi detto tutto su questo, ma sui due elementi che sono veramente rilevanti, che non sono effettivamente la dimensione finanziaria, ma è il metodo di finanziamento, quindi il fatto di aver accettato per la prima volta con questa entità, ovviamente, di emettere debito pubblico europeo. E questa è una cosa, diciamo, è una svolta assolutamente radicale, che segna una, questo è uno di quei momenti, come dire, che rappresenta una frattura nel processo di costruzione europea, no? Come per altri versi lo è stato l'allargamento ai paesi dell'est, come in precedenza lo era stato l'allargamento ad altri paesi, così come è stato il trattato di Lisbona. Cioè ci sono ovviamente una serie di momenti nella storia della costruzione europea che rappresentano, come dire, una frattura, un passo in avanti, per chi è europeista ovviamente, per chi non lo è un passo indietro evidentemente, però per chi crede nella costruzione europea rappresentano un passo avanti. Questo è indubbiamente un enorme passo avanti, anche perché potrebbe auspicabilmente portare ad una, come dire, trasformazione strutturale, perché evidentemente questo debito pubblico europeo serve per finanziare questo strumento che, come vedremo fra un attimo, è uno strumento eccezionale e temporaneo nella sua durata. Però, come dire, il fatto di aver sperimentato questa soluzione, quindi di aver rotto sostanzialmente un tabù, era veramente inimmaginabile pochissimo tempo fa, diciamo 3 anni fa, pensare di poter, non più che di 2 anni fa in realtà, poter pensare di emettere un debito pubblico europeo di questa entità. Quindi abbiamo frantumato un tabù e quindi io mi auguro, ovviamente non è facile, non è scontato, anzi tutt'altro, però mi auguro che questo possa rappresentare, diciamo, appunto un elemento di trasformazione strutturale verso l'emissione di bond europei. In Germania, che ovviamente, come sapete tutti, è il fulcro di questa discussione, inizia a prendere, diciamo, piede una discussione forte su questo aspetto, su questa possibilità. Ci sono diversi economisti, e non solo, diciamo, di peso, che stanno prendendo, diciamo, posizione apertamente a favore di questa possibilità. Tra l'altro, possibilità che adesso non voglio ovviamente, diciamo, non è strettamente inerente al tema che mi è stato affidato, però che rappresenterebbe anche un vantaggio per i tedeschi, no? Quindi se si riesce, si può vendere bene anche ai cittadini tedeschi questa operazione, perché è anche nel loro interesse. E dicevo, quindi questo cambio radicale è sicuramente il vero elemento di novità di questo piano, è il fatto, come richiamava Carlo, che non era niente affatto scontato e che se non si fosse raggiunto questo compromesso, perché vabbè, come sempre è nelle cose europee, un po' più in generale, come spesso è nella vita, bisogna fare dei compromessi. Se non ci fosse stato questo compromesso, anch'io sono fermamente convinto che l'Unione Europea, così come la conosciamo, oggi non ci sarebbe più. Cioè, è stato, la pandemia ha rappresentato ancora più della crisi del 2008, o meglio, in realtà, più correttamente bisognerebbe dire, sommata alla crisi del 2008, dalla quale ancora alcuni paesi non si erano del tutto ripresi, diciamo, avrebbe rappresentato un elemento di, diciamo, enorme di deflagrazione. Cioè, se l'Europa non avesse mostrato il suo volto solidale, come di fatto ha fatto poi, fortunatamente, io sono convinto che oggi, diciamo, questa lezione ovviamente non l'avremmo tenuta e parleremmo di tutt'altro. Quindi non sottovalutiamo questa cosa, anche perché il contesto non era così facile. L'essere arrivati a, come dire, coinvolgere questo gruppo di paesi, no, che in genere viene indicato con il termine di frugali, questi paesi medio-piccoli, fra l'altro,
Austria, Olanda, Finlandia, e non è stata cosa da poco. C'è voluto, come dire, il carico, no, dell'asse franco-tedesco. Diciamo, quello ha cambiato la partita, e fortunatamente, diciamo, di fronte a quel bivio che appunto ci si prospettava davanti, abbiamo preso, come dire, la strada giusta, la strada che ci consente ancora oggi, diciamo, oggi di poter parlare ancora di un'Unione Europea così come la conoscevamo prima, appunto con questo suo volto più solidale. Ovviamente è stata una battaglia non facile. Il Presidente del Consiglio, che oggi è Consiglio Europeo, che oggi è famoso perché non sa che si cede la sede ad una donna, e uscendo dalla riunione finale, no? chiamiamola così, in cui era stato raggiunto l'accordo, aveva dichiarato, più o meno suonava così: è un miracolo, abbiamo raggiunto, cioè, per darvi, no, il tono della la tensione, no, anche che si viveva, e il tono della sfida che si aveva di fronte. Tant'è che probabilmente sapete, no, questo è uno strumento che si compone di sovvenzioni e di prestiti, e quindi prestiti qualcosa che comunque devi dare indietro, evidentemente. E la composizione della proposta iniziale della Commissione c'erano molte più sovvenzioni e molto meno prestiti, però qualcosa si è dovuta cedere, quindi è aumentata la quota dei prestiti. Come dire, per dirvi che è stata una trattativa impegnativa e dall'esito assolutamente, assolutamente non scontato. Adesso, diciamo, da economista io non riesco, come Carlo, ad andare a braccio, ho bisogno delle mie slide, quindi adesso ve le condivido. In realtà ci aiuta anche a seguire, aiuta anche me e voi a seguire, quindi un attimo solo di pazienza, dovrei metterci pochi secondi. Ok, quindi o vedete il mio schermo personale, ma niente di particolarmente preoccupante, o vedete la presentazione. Che vedete? Presentazione. Ok, ottimo, meglio così, meglio lascio stare le icone personali del desktop personale. Ok, quindi questo titolo, no, un po', perdonate un po' l'enfasi, no, l'ultima grande chance per l'Italia, in realtà può esserlo, non è così enfatico come può sembrare. Allora, stiamo a fare un poco di chiarezza. Che cos'è questo benedetto Next Generation EU? Appunto, è uno strumento temporaneo, quindi, diciamo, c'ha una durata limitata. Come sapete, i soldi devono essere spesi in un arco di tempo ben definito. 750 miliardi non è differente dalla cifra a cui faceva riferimento Carlo, perché Carlo si riferiva ad uno degli strumenti del Next Generation EU. Next Generation EU è un po' più grande, comprende altri strumenti che adesso vi elencherò. Ed è, dove sta sto benedetto Next Generation EU? Sta all'interno di quello, appunto, che Carlo richiamava essere il bilancio dell'Unione Europea, un bilancio pluriennale. Il prossimo coprirà il periodo 2021-2027, per un totale, vado a memoria, dovrebbe essere poco meno di 1.100 miliardi. Quindi, effettivamente, confrontato con gli sforzi americani, sono evidentemente più modesti. Però questo passa il convento, diciamo, e accontentiamoci. A che serve questo Next Generation EU? Serve all'ambizione di, diciamo, aiutare i paesi a riprendersi dai danni economici enormi, sociali ancora di più, causati dalla, diciamo, da questa terribile, terribile pandemia. Con l'occasione, diciamo, cercando di cogliere l'occasione per trasformare, quindi ha un carattere, no, non di strumenti, semplicemente di strumenti di sostegno, ma di strumenti che dovrebbero favorire, diciamo, una radicale trasformazione dell'Europa. Le linee le sapete, no? È il Green Deal, è l'Europa digitale, diciamo, quindi provare a riuscire con questo enorme, diciamo, per gli standard europei possiamo dire, enorme sforzo finanziario a rendere l'Europa, diciamo, più pronta per rispondere, diciamo,
alle sfide, che sono sfide ovviamente in parte contingenti, derivanti ovviamente dalla crisi sanitaria che ci affligge, ma che sono diciamo sfide più generali, strutturali, determinate dalle grandi tendenze che caratterizzano il nostro periodo. Prima fra tutti, diciamo, l'impatto dell'automazione, che incide sul modo di produrre, ma più in generale sul modo di concepire, sul modo di produrre, sul modo di concepire il lavoro e dunque più in generale sul modo di concepire le società. Next Generation EU si compone, diciamo, di diversi strumenti. Quello che aveva richiamato prima Carlo, che è quello più grosso, no? come dotazione finanziaria, sono 672 miliardi più o meno, e come vi dicevo, no? Che sono in parte, appunto, si chiama dispositivo europeo per la ripresa e resilienza, ed è, diciamo, si compone, come vi dicevo, di una parte di prestiti e di una parte di sovvenzioni. Questa composizione è appunto il risultato di quella mediazione che vi dicevo nella iniziale proposta della Commissione. Era, diciamo, la parte di sovvenzione era molto più elevata, però qualcosa ovviamente bisognava cedere. A questo si aggiunge, cioè al dispositivo per la ripresa e la resilienza, poi direi una parola su ripresa e resilienza, no? Per indicare i due concetti cardine di questo strumento, a questo si sommano poi i soldi di React-EU, che cos'è? È in nuce una piccola, riprende i concetti e l'impostazione della politica di coesione, no? Quella che i fondi strutturali che vedete sui cartelli in giro per diciamo, per i territori, e che appunto rappresenta un pacchetto di assistenza per le regioni, diciamo, che sostanzialmente dovrebbe aiutare, no, a appunto mettere in piedi misure di risposta alla crisi della, diciamo, della pandemia, che riprende altri due strumenti precedenti che erano stati attuati. Sostanzialmente si era data molta flessibilità al bilanci per poter riposizionare risorse diciamo, a favore di misure appunto di contrasto alla pandemia. Quindi React-EU, che dicevo fra l'altro stamattina, leggevo, è stato il React-EU Italia, diciamo, preparato dal governo italiano, è stato inviato alla Commissione, quindi vedremo che cosa c'ha dentro. Mi scuso, ma non, materialmente non ho avuto il tempo di guardarlo. C'ha dentro il nuovo Horizon, no? di cui tutti conoscete, c'è quest'altro strumento, Fondo InvestEU, che è un fondo particolare, diciamo, pensato per quel tipo di finanziamenti, per finanziamenti molto sperimentali, diciamo così, molto difficili da finanziare, no? Scusate il gioco di parole. Poi c'è uno strumento per lo sviluppo rurale e poi c'è questo che è particolarmente importante, tra l'altro è particolarmente importante per la Puglia perché ci rientra Taranto, nel caso, diciamo, della declinazione italiana, del fondo per la giusta transizione. È un fondo diciamo, pensato in maniera esplicita per la riconversione, diciamo, per quelle zone che hanno necessità, per quelle aree che hanno necessità di una riconversione industriale e anche di una riconversione della forza lavoro. In Italia riguarda una zona della Sardegna e la nostra Taranto. Quindi, vedete, Next Generation EU è un pacchetto di strumenti, di interventi, diciamo, molto articolato, che copre diversi aspetti. Quello principale, lo strumento principale, appunto, è il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma come dire, con una dotazione finanziaria che, diciamo, non è strabiliante, ma ripeto, per quelli che sono gli standard europei, non banale. Come vi dicevo, però, il punto non sono i 750 miliardi, il punto vero è che questi soldi verranno rastrellati sul mercato del debito, ok? E sarà un debito garantito in solido da tutti i paesi dell'Unione Europea. Questo ovviamente garantisce che si tratti di, no, un asset, cioè, totalmente sicuro, e che quindi si finanzierà, come dire, a tassi di interesse diciamo, relativamente contenuti. Questa è
una svolta, come dicevo prima, è una svolta radicale per l'integrazione economica europea. È una cosa appunto mai vista, difficile, come dicevo prima, no, difficile anche da immaginare, e auspicabilmente, diciamo, un elemento sul quale costruire la possibilità di emettere, quindi a sistema, in maniera sistematica, debito europeo. Draghi l'avrete sentito, no? È un'idea che ha ripreso e che ha rilanciato con forza in più di un'occasione pubblica. Vedremo. Non è semplice, anzi è molto complicata come possibilità, però vedremo. E, come vi dicevo, le due paroline recovery e resilienza stanno ad indicare che l'idea, diciamo, complessivamente è quella di avere un pacchetto di interventi e di riforme, quindi non si tratta solo di interventi di sostegno per, diciamo, una ripresa degli investimenti, per una ripresa in generale della domanda aggregata, ma è un pacchetto che, diciamo, si dovrà comporre anche di riforme, ok? Riforme quindi strutturali di lungo periodo che dovrebbero aiutare le economie europee, appunto le singole economie europee, a essere più resilienti. Termine, diciamo, anche abusato, però, come dire, che in questo momento, diciamo, ci aiuta, rende bene l'idea di che cosa stiamo parlando. Quindi, doppio obiettivo: stimolare investimenti per sostenere la ripresa della domanda, riforme che aumentino, come dire, il lato dell'offerta, no? Diciamo così, cioè che trasformino strutturalmente le economie europee in maniera tale da renderle appunto più resilienti. Qual è le scadenze che abbiamo di fronte? Come dicevo, no, il 30 aprile. Entro il 30 aprile dobbiamo presentare i piani nazionali. Draghi ci ha rassicurato, stiamo a posto, rispetteremo la scadenza del 30 aprile. No, non ho dubbi sul fatto che rispetteremo la scadenza del 30 aprile, ho però qualche perplessità sul fatto che il documento non si conosca sostanzialmente. Quello che conosciamo è quello del governo Conte, che verosimilmente sarà mantenuto nella struttura complessiva, no? L'individuazione delle linee principali, che però non erano un'invenzione del governo Conte, ma erano la trasposizione delle indicazioni europee su come devono essere composti quei piani. Quindi, diciamo, dire che si mantiene quella struttura in realtà non è che si dica granché. Credo, sono fermamente convinto che nella sostanza, diciamo, all'interno di quella, diciamo, di quella struttura, nella sostanza sarà profondamente rivisto. Il punto è, come dicevo prima dell'inizio, prima della registrazione, quindi adesso lo dirò in maniera più sfumata, il punto è vedere, diciamo, come si struttura, perché ovviamente, diciamo, gli interventi non sono neutrali, evidentemente. Passata la scadenza del 30 aprile, la Commissione valuta, come giustamente ricordava Carlo, da una pagella, se almeno 6 degli 11 criteri che costituiscono appunto quelli che verranno, che costituiscono, no, l'impalcatura della valutazione, ottengono la votazione massima, il documento, quindi la Commissione sostanzialmente esprime parere favorevole, il documento viene inviato, e la Commissione ha 2 mesi per questa, diciamo, per la valutazione dei singoli piani. Se questo strumento, se il giudizio è positivo, il documento va al Consiglio, e il Consiglio ha, diciamo, un altro mesetto per dare il via libera definitivo al piano. Facendo 2 conti, diciamo, per luglio si dovrebbe partire. Infatti è prevista una prima tranche pari al 13%, ovviamente magari potrà essere limata, no, tanto per, diciamo, l'idea centrale che per luglio una quota di quanto previsto per i singoli paesi dovrà essere assegnata. Perché tutta quella enfasi nel mio titolo? Uno, perché, no, mi piace, e due, perché per l'Italia è veramente un'occasione da non sprecare. Perché noi, al di là della,
terribile pandemia che stiamo vivendo e delle terribili conseguenze che questa ha prodotto, sta producendo e produrrà in termini di stress non solo del sistema sanitario, il punto è che noi veniamo da un secolo difficile, veniamo da un decennio perduto sostanzialmente, in cui la nostra produttività è stata stagnante, a dir poco, in particolare per quanto riguardano i settori più di punta, i servizi avanzati, per quanto riguarda il ruolo dei settori economici prevalenti nelle grandi città, per questo che no, chiamiamo cortoplazismo della politica, cioè il fatto di non guardare, ma non dico al medio periodo, ma non guardare oltre il pomeriggio, no? Oltre il pomeriggio del giorno dopo, no? Quindi questa competizione costante per il consenso immediato, sondaggi, per il forte impatto che hanno avuto quelli che, diciamo, con un po' di disprezzo, che io condivido, vengono chiamati turboliberistici, cioè, quindi questa impostazione eccessivamente finalizzata, indirizzata a ridurre, appunto, a comprimere l'intervento pubblico, uno stato minimo, no? come si dice. Veniamo da un periodo in cui, come conseguenza, non per il caso, non per la sfortuna, ma come conseguenza di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, un periodo in cui le disuguaglianze fra generazioni, le disuguaglianze di genere e, ma non interessano particolarmente, vista la regione in cui stiamo, le disuguaglianze territoriali si sono fortemente, fortemente accentuate. Veniamo da un periodo in cui non c'era una programmazione, un vero quadro programmatorio delle grandi politiche pubbliche, le infrastrutture, la scuola, l'università. Veniamo da un periodo in cui il ruolo del governo centrale si è via via eroso a favore di una frammentazione di competenze, di un protagonismo, a mio parere, assolutamente eccessivo e dannoso delle regioni. Quindi, diciamo, dovremmo anche ragionare su una riarticolazione delle competenze. Io mi sarei già giocato tutto il tempo, giusto? Perché alle 4:30 era... Quindi, vabbè, procedo un attimino più rapidamente. E quanti soldi c'ha l'Italia? Complessivamente si dovrebbero riuscire a mobilitare oltre 300 miliardi. Ovviamente non sono tutti i soldi del Next Generation EU, sono, tra virgolette, solo 210 miliardi, ma la scelta del governo italiano è stato quello di appunto mettere su una strategia complessiva che quindi tenga conto, oltre che delle risorse del Next Generation EU, che si compongono di prestiti e sovvenzioni nel caso dell'Italia, ma anche dell'integrazione con la programmazione di bilancio 2021-2026. Quindi si tratta di un piano ampio ed ambizioso e dunque anche molto complesso, molto complicato. Quali sono le priorità strategiche che sono state individuate? 3. Digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. A queste tre macro aree si aggiungono tre assi trasversali che dovrebbero contrastare le maggiori disuguaglianze che abbiamo appena richiamato. Quindi dovrebbero mirare a favorire la parità di genere, dovrebbero mirare a risolvere la questione giovanile e a risolvere la iper annosa questione meridionale. Questi sono i sei assi principali, no? In cui è articolato il Next Generation EU. Richiamo la vostra attenzione sulle prime due colonnine, in essere e nuovi. La scelta dell'Italia si riferisce ai progetti, progetti in essere e progetti nuovi. Quindi qual è il tema in questo caso? La scelta dell'Italia è stata quella non solo di individuare, dunque poi auspicabilmente finanziare interventi nuovi, ma anche di finanziare interventi già in essere che fossero compatibili, coerenti con le indicazioni europee.
Tenetela a mente questa cosa perché è un elemento molto molto importante da tenere presente, in particolare nell'articolazione in quella che sarà l'articolazione territoriale. Provo a iper rapidamente a richiamare la vostra attenzione su alcuni elementi problematici. Il primo è che noi conosciamo il testo del governo Conte. Per chi ha avuto il coraggio di leggerselo tutto, che è veramente difficile da leggere, ma non abbiamo un testo di visto, ok? Quindi siamo nel mondo delle ipotesi. Questo che cosa fa? Comprime moltissimo la discussione pubblica. Devo dire che ci sono una serie di organizzazioni, istituzioni, associazioni che hanno presentato documenti estremamente interessanti come contributo in diversi ambiti, dal forum delle disuguaglianze, dall'alleanza per la scuola, cioè una serie di... Però evidentemente parliamo, diciamo, di proposte a fronte di un testo che non conosciamo. E quindi, siccome il 30 aprile è domani, diciamo, non vedo, cioè, io qui ho scritto scarsissimo tempo, forse dovrei dire assenza di quella discussione pubblica, il che è particolarmente problematico, perché quello che è importante non sono queste cose qua, digitalizzazione, rivoluzione verde, inclusione sociale, siamo tutti d'accordo, cioè, sull'allocazione delle risorse ci possiamo anche stare, magari uno... Io avrei messo di più su una voce piuttosto che su un'altra, ma è poca cosa. Il problema è sono i dettagli, cioè la precisa definizione di quelli che saranno i progetti che vorremmo includere in questo benedetto piano di ripresa e resilienza, e quelli che sono i risultati che ci attendiamo di diciamo, che ci attendiamo di ottenere con la loro realizzazione. Cioè il rischio di derubricare il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza ha un documento tecnico che, quindi neutrale, che diciamo è il grande bluff che accompagna come dire, la discussione pubblica ormai da tanti anni in tanti ambiti, e quindi, ok, siamo tutti d'accordo. Cioè, ci può essere qualcuno che sia contrario alla digitalizzazione? No. Ci può essere qualcuno che sia contrario alla rivoluzione verde? No, siamo tutti d'accordo, l'importante è farlo. Il problema è che così non sappiamo quali sono le grandi e decisive, torno a dire, scelte politiche che questo implica. Quindi, quali sono le questioni? Come si individuano i progetti? Come si individuano i loro risultati attesi e il loro impatto? Come, avendo noi fatto, no, questa scelta complessiva, fare riferimento anche alle risorse del bilancio 2021-2026, come si fa il raccordo fra interventi del PNRR, i fondi strutturali, i programmi di investimento nazionale, ancora di più, come si raccordano con le politiche ordinarie di bilancio, no? Con la spesa corrente? Quale governance? Qui è centrale questa cosa, in particolare in riferimento a quello che vi dicevo e alle mie forti perplessità sull'eccessivo, appunto, ruolo che le regioni hanno via via assunto nel nostro paese, sul forte processo di decentramento. Fra l'altro, lo dice uno che era abbastanza favorevole al processo di decentramento, però devo dire che poi, di fronte all'evidenza dei fatti, mi sono piuttosto ricreduto su quelle posizioni. Quindi la governance è centrale. Cosa fa il centro? Cosa fanno le regioni? Cosa fanno le grandi società pubbliche che in Italia hanno un ruolo centrale? Cosa fanno i comuni? No? Come si articola la governance complessiva? Per non parlarvi di tutto quello che riguarda la progettazione, la cantierabilità, la tempistica dell'intervento degli investimenti. Per non dimenticare una cosa, qual è il ruolo del Mezzogiorno? Al di là di individuarlo come una tematica trasversale, sulla cosa sulla quale io avrei anche delle perplessità, resta il fatto che non si speriamo, io spero di essere smentito evidentemente, ma al momento non si capisce come gli interventi saranno allocati. A me non interessa tanto una battaglia sul riserviamo quella X percentuale al Mezzogiorno, perché sappiamo poi come i fondi vengono spostati da una parte all'altra. A me interessa sapere che al Mezzogiorno sono allocati questi X progetti che avranno questo
X impatto potenziale che si inseriscono all'interno, che si inseriscono in questo modo all'interno di una programmazione più ampia. Resta, come dire, da definire il ruolo delle città. Il ruolo delle città è un ruolo centrale per la coesione sociale e per l'economia. Nelle economie moderne, come la nostra, le città sono il ruolo in cui tutto nasce, in cui tutto si forma, in cui nascono i settori, in cui diciamo, operano i soggetti più, più smart, in cui si sviluppano i servizi avanzati. Le città sono il fulcro delle moderne economie. Il Mezzogiorno sconta un po' un tessuto urbano, diciamo, non particolarmente sviluppato. Quindi, come si integrano interventi fisici e immateriali all'interno degli ambiti urbani? Che significa, appunto, come si declina questa transizione verde, come si declina la transizione digitale? Tutti questi elementi sono ancora molto, diciamo, sono molto avvolti da una, diciamo, da una nebbia che confonde. C'è poco sulle politiche industriali. Che ruolo hanno le infrastrutture di trasporto? Qui, ad esempio, c'è stata una cosa molto pericolosa che fortunatamente è stata, diciamo, poi è stata messa in evidenza e diciamo, sarà corretta, è stata corretta. I porti del Mezzogiorno erano completamente fuori dal radar del piano. Quindi, anche qua, parliamo di infrastrutture, ma ci dobbiamo fermare con l'alta velocità, qual è il punto? Continuare a fermarsi con l'alta velocità a Napoli, lavorare solo sull'alta velocità, qual è il bilanciamento con le ferrovie locali? Su questo Draghi, devo dire, ha speso delle parole recentemente dicendo che ci sarà anche grande attenzione a tutti i nodi di raccordo. Però vediamo. La questione delle questioni, per certi versi, è il ruolo, diciamo, del potenziamento dell'istruzione, ma questo, diciamo, è inutile che lo dico a voi, diciamo, gli effetti in termini di perdita di competenze, ma soprattutto il fatto che sono effetti fortemente asimmetrici, è un tema dal quale non si può, diciamo, è un tema che non può essere eluso, è il tema che deve essere affrontato, come recuperare le competenze. Salute. Che modello di sanità abbiamo deciso di darci? Come strutturiamo un'offerta diffusa su tutto il paese di servizi sociosanitari? Non ci sono ancora, come dire, forse è ancora un po' presto per poter dire una parola definitiva, ma perché l'Italia sia stata così colpita dipende e di peso, molto probabilmente, sono ormai diversi gli studi che lo sostengono, anche da come era lo stato del sistema, come era articolato il sistema sanitario nel paese. Come vedete, scusate per la rapidità e forse anche un po' per la l'essere stato un po' superficiale su alcuni punti. Comunque, la verità è questa, è che abbiamo moltissime domande, moltissimi dubbi, come dire, e lo scenario che abbiamo davanti non è per niente chiaro. Siccome, come dire, diciamo, dietro questa mancanza di chiarezza, ovviamente non significa che le decisioni non vengono prese, le decisioni vengono prese, ed è questo l'aspetto, evidentemente l'aspetto problematico, perché non c'è una neutralità nelle decisioni, no? Non c'è un tecnicismo che governa tutto, le scelte sono sempre scelte politiche, sempre scelte che sono frutto di quella che è una visione della società, di quello che è una visione degli impatti che ci attendiamo, appunto, dalle politiche che mettiamo in campo. Quindi la necessità, no, di
esaminare nel dettaglio questi documenti alla luce di quello che vi dicevo è fondamentale che il Paese sia partecipe di questo sforzo, perché in tutto questo, al di là degli interventi che si faranno, al di là degli investimenti, al di là di tutto, la vera molla sta nel fatto di mutare le aspettative delle persone. Di nuovo, per richiamare le parole di Draghi, credo abbia detto, mi aspetto, era un paese di... aiutami caro, ha detto di coraggiosi, di imprenditori, vabbè, comunque voleva richiamare il fatto che sono le aspettative, quindi lo sforzo che ognuno di noi farà nel contribuire ad una visione di paese nuovo, e da questo, e da riuscire a mobilitare queste risorse nel cambiare, diciamo, nel risvegliare un paese che è piegato su se stesso, paese vecchio anagraficamente, ma anche nelle idee, diciamo, di risvegliare un paese. Ma questo lo fai se condividi una visione, non, diciamo, se nascondi il tutto dietro, appunto, dietro l'apparente neutralità della tecnica. Questo lo dice un tecnico. Grazie. A lei per tutti gli spunti di riflessione che ci ha offerto. Un quadro, uno scenario per niente chiaro, come diceva lei, che desta questa preoccupazione. Attendiamo, ma non so con quale spirito, un po' progetti più operativi, qualcosa che possa farci capire in quale direzione andremo. Io cederei la parola anche a qualche altro spunto di riflessione, se qualcuno vuole intervenire, se c'è qualche domanda, qualche curiosità, apriamo il dibattito. Sì, io volevo salutare tutti i partecipanti. Ah sì, e il preside che ha potuto intervenire, il preside. Il professor Prota e gli altri relatori che non ho potuto ascoltare prima. Un saluto a tutte le prof e i prof partecipanti. E l'argomento è sicuramente molto, molto importante. Sia in relazione allo specifico, al nostro specifico della scuola, sia in relazione a tutti i cittadini italiani. Io ovviamente a me è capitato di riflettere su tutto questo discorso che si fa sul Recovery Fund o Next Generation, che già dal nome si è creata molta confusione. Chiaramente la condivisione da parte di noi cittadini è ancora molto, molto scarsa, e io considero la situazione dal punto di vista della mia città, che è Barletta, e ne parlavamo in sede politica del fatto che penso che le città che non sono ben organizzate dal punto di vista proprio giuridico e che non hanno, insomma, le carte in regola, secondo me rischiano di essere abbastanza marginali, nel senso che non riusciranno probabilmente a ottenere finanziamenti come magari riusciranno quelle città che sono già pronte con dei piani e soprattutto con un'amministrazione trasparente ed efficiente. Quindi io temo molto che al sud pagheremo lo scotto di questi ritardi che oggettivamente abbiamo. Come cittadino sono sorpreso dal fatto che, per esempio, non abbia mai, può darsi che mi sbaglio perché non conosco il piano, ma non ho mai sentito parlare apertamente di dissesto idrogeologico,
e non ho mai sentito parlare ancora in maniera chiara di scelte contro l'inquinamento che è dilagante in tante parti d'Italia. Non ho sentito parlare del terremoto, delle zone terremotate dell'Abruzzo, cosa che a me sembrerebbe abbastanza ovvia e scontata, cioè che se c'è da ricostruire si deve cominciare a ricostruire lì dove c'è stata una massiccia distruzione. Quindi sento parlare con termini piuttosto vaghi di digitalizzazione, di green, di tutela dell'ambiente, e quindi sono abbastanza ansioso di vedere qualcosa di più chiaro all'orizzonte. Ecco. Questa è la mia impressione da consigliere comunale di Barletta e da semplice cittadino del sud, che dove vedo una distanza siderale fra il livello di trasparenza e di efficienza dei servizi locali e le pretese giuste di rigore che vengono normalmente dai progetti europei. Posso fare una domanda pure io? A entrambi i relatori. Giustamente avete sottolineato che siamo in una fase un po' interlocutoria, nel senso che si conoscevano i contenuti del piano Conte e adesso c'è poco tempo per comprendere fino in fondo cosa sarà scritto, diciamo così, nel piano Draghi. Per la conoscenza che vi siete fatti, l'idea che vi siete fatti, quali erano le scelte operate nel piano Conte? Come diceva giustamente Francesco Prota, ogni scelta è una scelta, non è una questione tecnica, quindi nel piano Conte si capiva quale modello di istruzione, quale modello di sanità, quale scelta su altre questioni, per gli studi che avete fatto voi e che tipo di scelte erano, e così da poi magari confrontarle con quello che si può presupporre verrà scelto nel piano Draghi. E una battuta finale: cosa auspicate fortemente, almeno sul campo delle scelte negli investimenti nel campo dell'istruzione e della ricerca, ci sia, ecco, per la vostra esperienza? Vai Carlo, inizia tu. Vabbè, non è domanda facile, penso che Francesco abbia più strumenti di me. Comunque proverò a dire due cose proprio rapidissime. La sensazione che ho avuto io vi dico, non ho letto attentamente tutto il programma del governo Conte, quindi le mie conoscenze sono limitate, non vorrei eccedere, diciamo, nelle generalizzazioni improprie. Ma c'era un'attenzione alle infrastrutture pubbliche e un'idea comunque di intervento pubblico dentro l'economia, però non accompagnato da una precisazione adeguata, forse, ecco, di come intervenire, di come cambiare una linea politica pregressa. C'era una intenzione, diciamo, un'intenzionalità delineata attraverso indicazioni di impegni verso la scuola, verso addirittura, come voi avrete sentito dire, insomma, si parlava di strumenti di partecipazione finanziaria, no? Maggior ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, tutta una serie di ipotesi anche di rimodulazione fiscale, cioè tutta una serie di interventi complessi che sono messi in campo, ma senza una chiara indicazione di come questi dovessero essere poi attuati. Cioè non c'era una chiara unitaria volontà politica evidentemente dietro, perché non si sono maturate, ecco, le condizioni per portare a termine quelle ipotesi, che in parte erano interessanti, a mio avviso, cioè segnavano già una novità, ed erano in parte frutto appunto del negoziato che c'era stato tra marzo e maggio con la Commissione europea e con il Consiglio,
naturalmente non io qui parlo allo storico più che il cittadino, cioè non abbiamo ancora le fonti per poter capire bene che cosa si è negoziato e i termini della questione, ma la mia sensazione è che tra marzo e maggio c'è stata una consapevolezza più forte, un momento iniziale più forte di voler cambiare, e poi quando sono emersi gli ostacoli ha incominciato a trovare difficoltà e anche dentro il governo italiano queste cose hanno avuto qualche effetto. Quindi insomma, mi sembra che, adesso non posso entrare in tutti i passaggi, ma avrete seguito questa passerella degli stati generali, insomma, no? Che è stata però indicativa, ecco, no? Del fatto che evidentemente il governo non se la sentiva, ecco, di prendere una posizione propria ancora, ecco, voleva un po' sgravarsi della responsabilità, mi è sembrato. Questo, quindi abbiamo sensazione, comunque bisogna dire, non sappiamo cosa avrebbe fatto il governo se fosse rimasto in carica. Il problema evidentemente è caduto il governo su questo nodo, cioè sul fatto che voleva cambiare, però appunto è stato imputato, io non so fino a che punto se l'accusa fosse giusta, di non aver programmato bene, no? Gli strumenti, cioè di essere nel caos, oppure la domanda di interrogativo resterà, e io credo che sia aperto, insomma, se in realtà è stato buttato giù perché aveva una linea politica diversa, questo, cioè era una linea diciamo, decisamente diciamo, sgradita da alcuni settori importanti del paese. Questo a me non è chiaro, probabilmente erano tutti e due gli elementi, credo che un po' tutti e due sono entrati in campo, ma certo è che cambiare governo in corsa, come faceva capire Francesco, ci ha messo in difficoltà, probabilmente quel governo soffriva di chiare debolezze, io adesso non metterei a confronto Conte con Draghi, ma non c'è dubbio che l'autorevolezza internazionale di Draghi è superiore. Cioè, non c'è dubbio su questo, anche dentro il suo governo, però nonostante i nodi sono strutturali, a me sembra che il problema sia politico, cioè alla sostanza della questione appunto non è tanto una questione tecnica quanto una questione politica, e per questo sono incerto, non mi azzardo ad esprimere un giudizio, posso solo dire per chiudere la mia risposta rispetto a Claudia, cosa mi piacerebbe che ci fosse. A me sembrerebbe importante appunto non parlare genericamente di digitalizzazione, ma di dire esattamente su quali nodi si deve intervenire della digitalizzazione, cioè se dobbiamo fare il cablaggio, se dobbiamo fare per tutti, eccetera, eccetera, a che punto bisogna arrivare con il cablaggio, quali nodi privilegiare, quali tappe dare, perché questo è importantissimo. Così come l'altro nodo che a me piacerebbe tanto, ma se questo sta nei desideri e non... fare dell'Italia un luogo di sperimentazione di una vera economia sostenibile. L'Italia avrebbe le capacità, le tradizioni, un'attenzione al rapporto uomo-ambiente diciamo, secolare, ecco, molto importante. Il ciclo dell'acqua, si è parlato della questione infrastrutturale, le frane, eccetera, interventi sul territorio, ci sono tutta una serie di questioni che si dovrebbero programmare, non tutto può stare dentro il Next Generation, questo è chiaro, non tutto ce lo consente, però avere almeno alcune indicazioni e delle prospettive, questo secondo me sarebbe indispensabile. Il ciclo dell'acqua sarebbe una cosa importantissima, secondo me, perché sennò fra 10 anni noi ci troveremo in un'altra emergenza probabilmente. Perché anche su quello siamo in grande difficoltà. Quindi prima o poi, diciamo, secondo me oggi, come diceva Francesco, noi siamo in una congiuntura davvero speciale, davvero particolare, un nodo di grande rilievo. A me sembra che la grande scelta sia se salvare il vecchio o cercarsi di inventare il nuovo. Io questo lo dico in maniera un po' rozza, diciamo, però... Il grosso nodo sta lì e mi sembra che la questione è politica in questo momento, cioè c'è un pezzo del paese che pretende, e infatti per questo secondo me il termine Next Generation EU Recovery Plan,
sono due cose che non è detto vadano bene insieme. Recovery significa salvataggio sostanzialmente qua. Salviamo il salvabile. E l'altro è invece inventiamoci un paese nuovo. Io naturalmente, come dire, la mia spontanea idea sarebbe pensiamo prima di tutto a inventarci il paese nuovo e in base a quello salviamo quello che c'è da salvare. Cioè facciamo, come dire, una riflessione a partire da un progetto di futuro. E invece questa opacità tende probabilmente a privilegiare invece il salvataggio. Ecco. Vedremo. Vado io? Allora, sì, la domanda di Clara è particolarmente impegnativa, però la mia risposta, ovviamente, cioè, nel momento in cui è la mia opinione, evidentemente, non c'è un'oggettività in quello che dico, come ovvio che sia. Allora, secondo me il piano di così come lo aveva disegnato il governo Conte, scontava, diciamo, due grossi limiti che lo rendevano pessimo. Cioè, la verità è questa, è che è un documento pessimo. Quali erano questi due elementi? Il primo era già, diciamo in parte comprensibile questo qui. Comunque, il primo elemento di grande problematicità è che era un documento appiattito sull'emergenza, cioè sul mettere delle pezze a una situazione, diciamo, di grande stress. E questo era, diciamo, il primo elemento problematico, diciamo, che traspariva completamente, diciamo, che traspariva chiaramente dal documento. Il secondo elemento estremamente problematico è che da quel documento tu non riuscivi, almeno io non sono riuscito, ad estrarre appunto un'idea di paese, cioè una visione unitaria. Quel documento era, questo potremmo anche dire con una certa ragionevolezza, con una certa sicurezza, era un insieme di pezzi, ok? Pezzo scritto da un tizio, un pezzo scritto da Caio, un pezzo scritto da Sempronio, messi insieme. Se tu devi fare un documento di programmazione, se tu devi fare un documento che fra l'altro no, rappresenta, dovrebbe rappresentare una guida per quello che è lo sviluppo che tu vuoi dare al tuo paese, questo evidentemente è un limite, diciamo, è un dramma, no? È una cosa che, diciamo, che rende quel documento dall'origine inefficace, no? Che non produrrà nulla. E quel documento era una sommatoria, ecco, mettiamola così, era una sommatoria di istanze ed era assolutamente ripiegato sull'emergenza. Ed era, diciamo, veramente di difficile lettura perché appunto poi non scendeva. Diciamo, non ti dava una concretezza di quello che si voleva fare e come dicevo prima, diciamo, negli elementi problematici che vi ho evidenziato, dove lo volevi fare e soprattutto quando fai un lavoro di questo genere, mi devi dire qual è l'impatto atteso, cioè non c'era una parola su quello che doveva essere l'impatto di quell'intervento. Quindi, diciamo, il mio giudizio su quella versione era fortemente, diciamo, è fortemente negativo per queste ragioni qua. Poi, Claudia, chiedevi che cosa vorremmo vedere in questo con riferimento alla scuola e all'università? Sì, per esempio sì. Allora, io vorrei vedere due cose che in parte ho richiamato. Un piano per il recupero delle competenze perse. Questo deve essere il centro. Diciamo, recuperare quello che si è perso, recuperare quello che si è perso nelle fasce più deboli. Perché, vabbè, ripeto, questo non lo devo dire a voi che siete insegnanti e che quindi avete, cioè, ancora di più di chi sta all'università, avete
diciamo, davanti i ragazzi, diciamo, sempre. È evidente che questa situazione, che crea problemi a tutti, crea problemi particolari a ragazzi che provengono da strati sociali deboli, che vivono, diciamo, condizioni problematiche. Allora, la prima grande diciamo, iniziativa che io vorrei vedere nel nuovo recovery è un piano finalizzato al recupero delle competenze. Negli altri paesi si inizia a ragionare, c'è questa proposta, probabilmente ne avrete sentito parlare, fatta in Germania a livello del Länder, dove c'è Berlino, e di, diciamo, veramente qui la buttiamo anche un po' a mo' di provocazione, però per dirvi come il tema è essenziale, di fermarsi per un anno, cioè di dare l'opportunità alle famiglie di far ripetere l'anno ai ragazzi. In maniera non automatica, diciamo. Allora, capite, diciamo, è una proposta molto forte, eccetera, però ci dà l'idea che di questo dobbiamo riflettere, altrimenti rischiamo di portarci dietro una generazione con profondi gap conoscitivi. Quindi io questa la vorrei proprio vedere come cosa all'interno del nuovo piano, così come una messa a pari di tutte le scuole. Adesso non so quali sono le vostre esperienze, però so di scuole con dotazioni assolutamente squilibrate, e questa è un'altra cosa assolutamente intollerabile. Per quanto riguarda l'università, vorrei vedere di nuovo un grande piano che ci porta ad avere un numero di laureati decente per un paese europeo. Quindi interventi finalizzati a borse di studio, edilizia, tutto quello che può aiutare a raggiungere un numero decente di laureati, che come sapete nel nostro paese è assolutamente un miraggio. Questa è un'idea di paese che io vorrei vedere, cioè vorrei vedere da qui a X anni un'Italia in cui appunto istruzione e università sono non così formalmente al centro della visione di paese, ma lo sono concretamente con risorse sufficienti, con piani concreti che abbiano non solo evidentemente, ma che abbiano in primis queste finalità. Se vogliamo avere un paese moderno in cui quei problemi di lungo periodo che vi ho detto, carenza di produttività, scarso presidio dei settori più avanzati, non sono il frutto del caso, ma sono il frutto di una debolezza del nostro sistema dell'istruzione, di una debolezza del nostro, più in generale, del nostro sistema della ricerca. Scusate l'ignoranza, ma siccome Draghi passa un po' come l'uomo che ha salvato l'euro, ecco, volevo sapere in che senso, in quale maniera. Chiedo scusa, non ho sentito. Vorrebbe sapere? Allora, stavo dicendo, siccome Draghi, il nostro presidente del Consiglio, passa come l'uomo che ha salvato l'euro, no? Così se ne parla. Ecco, volevo magari qualche chiarimento in proposito. No, che abbia salvato l'euro è assolutamente vero. E come lo ha fatto? Lo ha fatto, diciamo, riuscendo, non so neanche come, diciamo, con quali abilità, riuscendo a trasformare la politica della banca centrale. Adesso non voglio, poi se volete scendo nel tecnico, comunque no, a Draghi viene associato il termine quantitative easing, è un modo di fare politica monetaria non convenzionale,
Okay, una cosa che i tedeschi guardavano con, diciamo, come il fumo negli occhi, no? E lui è riuscito a far fare questo tipo di politica non convenzionale alla banca centrale. Attraverso questo è riuscito a sostenere i paesi sul cui debito pubblico più forte era la pressione, e di fatto ha salvato l'euro. Cioè, è un merito, come dire, che... Come in questo caso, no, Carlo, non si offenderà, non c'è bisogno degli storici, cioè non glielo darà la storia, le hanno già dato i contemporanei. È un merito indubbio l'essere riuscito a far passare, appunto, la noia, il famoso, ipercitato, whatever it takes, cioè si fa qualsiasi cosa perché noi dobbiamo salvare la costruzione europea. Questo si traduceva appunto nell'adottare politiche monetarie non convenzionali che ai rigoristi del nord Europa, diciamo, facevano grandissima fatica ad accettare. Lui è riuscito a farlo, l'ha fatto per un periodo ampio, e infatti adesso l'attuale presidente della banca centrale, anche grazie al ruolo fatto da Draghi, riesce a, come dire, come ha richiamato Carlo prima, la banca centrale sta continuando a svolgere un ruolo assolutamente fondamentale per la tenuta del sistema, e lo può fare anche grazie, la Lagarde lo può fare anche grazie a quello che ha fatto Draghi. Quindi su questo, diciamo, come dire, tanto di cappello, come si dice. Il punto è però, ecco, qui vorrei, mi permetto di agganciarmi a questa domanda per dirvi che, però questo non, cioè, non giustifica il fatto che noi non sappiamo che cosa fanno, cioè che cosa fa, nel senso, ripeto, la storia e i contemporanei, la storia li riconosce, li riconosceranno per imperitura memoria questo suo ruolo, però non significa che non è un padre eterno, cioè, adesso fai un altro mestiere, adesso sei capo del governo, e diciamo, sono convinto che il piano che verrà fuori da questo governo sarà migliore del precedente, però vediamo quali sono le scelte. Appunto, come ha detto Claudia, ogni scelta è una scelta, e quindi vediamo. Però non è sopravvalutato, ecco questo, diciamo, se posso chiudere la risposta alla sua domanda con questo, non è sopravvalutato, è vero. Posso? Sì, sì, credo. Lo dico per aggiungere, come dire, mettere un po' di pepe nella discussione. L'Unione Europea fa sapere a più volte che l'Italia ce la può fare a patto che metta in moto un serio programma di riforme. Quindi, se non c'è questo, se non c'è un cambiamento forte, questo sarà un, diciamo, non riusciremo a risolvere molti problemi, nel senso che se c'è un investimento massiccio, però potrebbe essere anche un colabrodo, cioè soldi che passano e non lasciano alcuna traccia, se non c'è, come dice l'Unione Europea, un serio programma di riforme. La prima riforma che andrebbe fatta è il modo con cui si arriva al recovery, all'uso di questi fondi, che sta passando in assenza di un vero e proprio dibattito sociale, cioè non c'è un coinvolgimento istituzionale di chiamiamoli degli stakeholders, ma a cominciare dai sindacati per finire alle categorie un po' anche
dei diversi tipi di dirigenza pubblica o anche i grandi manager, la Confindustria, cioè non c'è un dibattito pubblico. Questo poi è stato rimproverato apertamente al governo Conte, no? Cioè il fatto che ha creato questo documento così abbastanza in segreto. Quindi non c'è, mancando questo dibattito, mancando una visione di ciò che va modificato, il discorso non è molto, come dire, rassicurante. In particolare non c'è chi non veda che le strutture dello Stato, proprio le strutture profonde dello Stato, proprio i vertici dello Stato, sono in una condizione di efficienza molto molto problematica. E quindi sembra di, se tutti questi investimenti devono passare dalle mani del governo e dalle mani appunto degli apparati dello Stato, non si può non, diciamo, non auspicare che ci sia un miglioramento della, è un'autocritica negli apparati dello Stato, un'autocritica severa per risolvere dei problemi che sono veramente drammatici. Per quanto riguarda la scuola, non ci vuole molto a dire di usare tanti soldi per migliorare l'edilizia scolastica e ridurre la media del numero di alunni per classe. Basterebbe questo, perché sarebbe già un ottimo investimento. Cioè le scuole italiane dal punto di vista edilizio sono in pessimo stato e abbiamo delle classi troppo affollate, soprattutto in alcuni ordini di scuole, e questo già sarebbe, risolverebbe molti, molti problemi. Non ci vogliono poi ricette così, così complicate. La questione è che con la corruzione dilagante che c'è, bisogna capire se questi fondi arriveranno a disposizione e come. Se pensiamo a livello locale, no? Questo famoso discorso, pensare globale, agire locale e vedere le cose dal proprio vicino. Provate a pensare, noi a Andria, un ragazzo per andare all'università ci mette 2 ore di tempo. Per arrivare da Andria a Bari, un ragazzo ha bisogno di 2 ore, perché 5 anni fa c'è stato un disastro ferroviario, che non è l'unico, e che non è stato ancora risolto. Ora, parlare di digitalizzazione e di modernità o di modernità avanzata con questi punti di partenza richiede un'attenzione particolare. Guardando le cose dal punto di vista nostro, del vicino, della Puglia, saluto la professoressa Piccarreta che vedo in questo momento, ma noi viviamo nel nord Varese, nella provincia Bat, fra la provincia di Foggia e la provincia di Bari, e nella provincia di Foggia ci sono comuni sciolti per mafia, c'è l'abigeato, ci sono le lotte fra le famiglie, i clan rivali e cose del genere. La delinquenza al sud controlla larghi strati della vita sociale, e diciamo, mettere altri soldi qui senza andare a toccare, diciamo, i gangli profondi dei meccanismi istituzionali mi sembra molto 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 problematico, potrebbe addirittura essere controproducente. Quindi penso che se al sud non c'è da una forte assunzione di responsabilità in senso riformistico, io non credo che ci sia molto da aspettarsi, e questo è quello che penso. Quindi non mi sorprenderebbe se questi fondi venissero poi usati con una geografia molto molto particolare. In buona sintesi, lo ribadisco, il 50% l'Europa ha detto vi diamo tutti questi soldi, l'altro 50% ha detto se non fate le riforme questi fondi non saranno efficaci. Questo noi penso che dobbiamo capirlo a fondo, ecco.
Se non ci sono domande, forse ne avrei una io, ma agli insegnanti. È una curiosità, però forse non è così banale. Cioè, dal mio punto di vista, volevo sapere un po' in che modo, se posso capirlo almeno, si può tradurre quello che noi abbiamo fatto oggi qui, quello che ci sono detti qui in una classe oggi. Cioè, come si può poi riportare, diciamo così, rendere utile ai vostri studenti, ecco, una conversazione come quella che abbiamo avuto oggi, naturalmente insieme ad altri, diciamo. Cioè, se invece, oltre alle cose che ci siamo detti noi, avete bisogno magari di ulteriori elementi, ecco, siamo qui a disposizione. Naturalmente so che Claudia sta registrando e quindi questo materiale potrebbe confluire, non so, i materiali che i ragazzi possono ascoltare se vogliono, ma mi domandavo appunto se ci sono richieste da parte degli insegnanti, suggerimenti, diciamo, su cosa noi possiamo anche migliorare per rendere più fruibile per voi questi materiali, queste attività, insomma, di discussione. Ma se volete dico il mio punto di vista, io ritengo che quello che ci avete fornito in questi incontri è stato abbastanza chiaro. Io lo prendo come spunto per poi mediarlo, ma in realtà per aiutare i ragazzi a una riflessione che spesso parte anche da loro, dai loro interessi, dalle loro ricerche, da una parola chiave, perché comunque loro in questo momento storico sono centrati sul qui e ora, su quello che stiamo vivendo, e quindi spesso anche l'input che può venire dalla lettura di un giornale, o cioè loro comunque partecipano, ascoltano, quindi anche la parola recovery o anche l'idea, per esempio io l'altro giorno discutevo i ragazzi in maniera molto critica, riflettevano sulla modalità con cui abbiamo condotto diciamo le lezioni durante l'anno e sulla necessità, per quanto diciamo si sta immaginando, di tornare in aula, e quindi ecco, sorridevamo insieme, i ragazzi dicevano: prof, allora adesso ci tassate di verifiche, quindi no? E però in realtà loro ponevano un grosso problema che dal mio punto di vista didattico, no? Come è possibile coniugare una dimensione, una modalità che è stata quella che per 7 mesi, 8 mesi ci ha accompagnato, con una modalità che è quella, no, di tornare in aula a fare determinate cose come le facevamo. E quindi la possibilità, a me è venuto questo interrogativo, ma la didattica a distanza e quindi anche quello che abbiamo vissuto in questo anno probabilmente ci deve dare la possibilità di riflettere su come noi svolgiamo la nostra didattica, quanto è utile, e realmente far diventare i ragazzi risorsa. Quindi chiudo, ho diciamo esteso forse troppo il mio discorso, ma per dire questo,
A me è servito lo spunto che voi ci avete dato nelle modalità diverse per, diciamo, incanalare anche gli interessi dei ragazzi e dargli una struttura, quindi dargli la possibilità di avere, attraverso la lettura di un articolo, di una parola, di avere, insomma, di poter dare la possibilità di avere una consapevolezza maggiore su una dimensione che ormai non è più certamente, la pandemia ce l'ha dimostrato, e anche tutto il discorso relativo ai vaccini. Noi siamo all'interno di un grande sistema e lo sentiamo, insomma. Se posso dire anch'io una cosa, grazie alla domanda di Carlo, che è preziosa, un po' riallacciandoci a quello che avevamo detto quando c'è stato l'incontro con il dirigente. In realtà si tratta di cominciare a pensare una grande collaborazione tra università, le scuole e i docenti, perché possiamo venire a capo di tante sfide, compresa questa, di rendere comprensibili e chiari almeno i nodi, i problemi che si aggrovigliano attorno al nostro già essere parte, come ha detto giustamente la docente prima di me, già ci sentiamo tutti comunque parte anche dell'Europa e dell'Unione Europea. Quindi è una questione che ai nostri studenti, sia universitari, sia nelle scuole, si presenta quotidianamente in mille modi. È già una realtà. Quindi l'invito non può che essere quello di continuare questo lavoro, e come avevamo detto all'inizio, introducendo questo ciclo di lezioni, pensate anche voi che l'appuntamento finale, che si terrà il 23 ottobre, possa essere un momento anche per fare un ulteriore passo avanti, facendo tesoro di queste lezioni, di quello che ci siamo detti, dei laboratori presentati dai vari docenti, formatori, colleghi, per dare delle indicazioni anche un po' più precise, magari con la vostra collaborazione stabilire un tavolo permanente di contatto, in modo che possa veramente diventare un punto di riferimento per noi dell'università, lavorare con voi, per voi anche essere a disposizione, perché giustamente, come diceva il professor Spagnolo, spesso capire anche che esigenze ci sono specifiche, quali buchi voi individuate, quali problemi maggiori, ci consentirebbe di lavorare meglio nella direzione di migliorare proposte, materiali, e di fare questa sperimentazione insieme. Quindi è stata, lo ribadisco, è veramente un'occasione preziosa, quindi ringrazio tutti voi e anche il dirigente per questa possibilità. Posso permettermi di fare un'aggiunta rapidissima? Poi non ci abbiamo più il tempo per parlarne, però l'altro giorno abbiamo fatto un seminario, la conferenza per il futuro dell'Europa, che è ufficialmente avviata da parte delle istituzioni dell'Unione Europea e che dovrebbe essere una grande consultazione di tutti i cittadini dell'Unione Europea per dare il loro parere sul futuro dell'Europa. Ora, questa grande occasione prevede un ruolo specifico per i giovani. Ora, potrebbe essere una, come dire, fumo negli occhi, diciamo in termini un po' secchi, cioè potrebbe essere alla fine un lavoro che darà pochi esiti, forse, non lo sappiamo, però potrebbe anche darne alcuni. È lanciata in pompa magna, diciamo dal 2019, poi è stata ritardata, insomma adesso è avviata. C'è un sito apposta ed è previsto una piattaforma appena approvata che dovrà servire a filtrare le partecipazioni delle persone, particolarmente dei giovani. Ora, io
non ho ancora contezza di quali saranno, cioè, le procedure, gli iter, le occasioni, ma quello è un luogo dove i ragazzi potrebbero essere coinvolti da protagonisti. Quindi io, nei limiti del possibile, il mio suggerimento sarebbe anche di tenerlo presente, ecco, e di vedere un po' in qualche modo, nei limiti del possibile, di far sentire loro soggetti che possono dare qualche indicazione sul loro futuro, ecco, senza pretendere di poi di ricavarne chissà cosa, ecco, ma un gesto di consapevolezza, ecco, di un'assunzione che forse anche aiuta un po' in qualche caso a superare questa sensazione di alienazione in questo momento c'è, che il rischio è complesso, ecco, non, oltre ai rischi credo più generali, collettivi, culturali, ma anche ci sono quelli proprio personali, insomma, che credo che invece è importante sentirsi partecipi, ecco, credo che sia quindi, sentirci partecipi di qualcosa, ecco, e questo clima odierno rischia un terribile isolamento delle persone, e ci vuole molta, molta forza, molta consapevolezza per superarlo. Io temo che i ragazzi molto giovani soffrano moltissimo di questo, che questo non porti il loro contributo in domani, che invece è decisivo, cioè noi abbiamo bisogno dei ragazzi, anche se sono pochi, ma credo che sia un elemento fondamentale per dare un po' di spinta, di chiamiamolo ideale, alla politica, ecco, non parola alta, però quello, di quello c'è bisogno, insomma. Quindi credo che veramente ci sia un momento, un'occasione, siamo in una congiuntura particolare, i ragazzi, quindi, al di là dell'emergenza sanitaria, c'è quello che diceva Francesco prima, è credo centrale, siamo in una congiuntura storica particolare, sicuramente si gioca il futuro del paese, e questo è forse anche il momento di rendere i ragazzi consapevoli di questa condizione, ecco, questa congiuntura. E che in qualche misura piccola, senz'altro piccola, ma che, insomma, qualche cosina possono dirlo anche loro. Ecco. Poi, se volete, naturalmente avremo modo, occasione di risentirci su questo, vedere un po' se possiamo darvi una mano, fare quello che possiamo anche noi. Sì, io volevo dire che qualunque consultazione degli studenti non è difficile da ottenere, basta ricordarci che noi comunque abbiamo sempre la scuola dei decreti delegati, dove ci sono degli organi collegiali che sono istituzionali, e quindi qualunque consultazione, qualunque dibattito che voglia coinvolgere le scuole, soprattutto le scuole superiori, non è particolarmente difficile. Per quanto riguarda quello che diceva la collega prima della collaborazione fra le scuole superiori e l'università, è sicuramente un pensiero eccellente, un'ottima idea, e credo che bisognerebbe ragionare sul curriculum universitario esattamente come noi ragioniamo del curriculum delle scuole superiori quando ci relazioniamo con le scuole medie. Cioè, si tratta di rimettere insieme un segmento, quello universitario, che è sempre stato storicamente, insomma, abbastanza, come dire, abbastanza su un altro livello, ecco, rispetto alle scuole superiori. Questa integrazione credo che gioverebbe moltissimo sia a noi che lavoriamo nelle scuole superiori, perché ci farebbe sentire più tranquilli sull'efficacia di quello che facciamo, ma credo anche che servirebbe moltissimo a tante facoltà universitarie, anche per lavorare con più efficacia e capire anche la storia di questi ragazzi che vi arrivano all'università, ecco. Capire anche qual è il loro background e come cercare di rendere più efficace il percorso, insomma. Fare in modo che più ragazzi si iscrivano all'università e più ragazzi arrivano alla laurea. Noi abbiamo visto che i dati in questo senso sono per l'Italia abbastanza problematici. Quindi ben venga la collaborazione fra l'università
nelle scuole superiori, in collaborazione che devo dire in parte c'è già. Stamattina io ho firmato due tirocini di due studentesse universitarie che vengono a fare il loro tirocinio, uno in lingue e uno in scienze umane, quindi è già una realtà in azione. Comunque grazie a tutti. Grazie davvero, io volevo soltanto dire questo, che proprio la questione della collaborazione con l'università è una, diciamo, un prerequisito di partenza importantissimo, perché consente sia alla scuola superiore che all'università di lavorare meglio sulla motivazione degli studenti. Non per polemizzare, però diciamo che questo aspetto dobbiamo potenziarlo. Quanto poi alla questione, diciamo, Europa e sensibilizzazione dei giovani allo studio, diciamo, di questa realtà politica, culturale, i ragazzi sono molto sensibili. Abbiamo un po' di difficoltà, almeno per quello che è la mia esperienza, abbiamo un po' di difficoltà a veicolare questi contenuti, perché c'è bisogno di ripensare un po' tutto. Cioè abbiamo veramente bisogno di un tavolo sul quale confrontarci, perché una volta si parlava della continuità, no? Tra i vari segmenti scolastici. Oggi, secondo il mio modesto punto di vista, è indispensabile creare continuità tra le scuole superiori e l'università, affinché non si perdano, perché i dati, ahimè, ci dicono che sono tanti i ragazzi che fanno scelte sbagliate. E per evitare la scelta sbagliata è strettamente indispensabile collegare questi due segmenti attraverso le relazioni. Poi questi due anni, ovviamente, di pandemia hanno reso ancora più difficile il rapporto tra la scuola superiore e l'università, perché qualche anno fa noi, potendo, diciamo, ci recavamo anche fisicamente presso i vari atenei, i vari corsi, i vari dipartimenti, perché anche questa forma di comunicazione, quella fisica, produce dei risultati, cioè entusiasma, produce delle emozioni nei ragazzi. I ragazzi si sentono cittadini dell'Europa, bisogna però lavorare molto perché non si perda la speranza e la fiducia, perché ahimè le pagine, la cronaca, lo diceva prima qualche altro collega della scuola nostra, cioè questo problema della corruzione ci fa essere sempre reticenti e timorosi, per cui i ragazzi, molti ragazzi che manifestano sensibilità per il sociale, per l'impegno politico più diretto, poi sono un po' scoraggiati dal fatto che ogni giorno, diciamo, ci sono arresti, ci sono persone che vengono, sono, insomma, si macchiano di reati dei più vari, che un po' non entusiasmano, ecco, i giovani. Approfitto per ringraziarvi, scusatemi, non mi sono presentata, sono Maria Quacquarelli, una docente del liceo. Grazie. C'è scritto comunque. È stato molto bello. Ah sì, va bene. Grazie, grazie. Colgo l'occasione per ringraziare io i relatori, anche perché Claudia lo sa, ne abbiamo parlato, abbiamo voluto fortemente questo inizio di collaborazione, che poi spero prosegua nel tempo, anche perché sono d'accordo con quello che si è detto fino ad ora, abbiamo bisogno di creare quella continuità tra liceo e una università. E queste occasioni di collaborazione, anche laboratori, parlavamo con Raffaele De Leo, ma anche con Claudia Villani, anche laboratori da proporre ai ragazzi, potrebbero essere stimolanti, interessanti e nello stesso tempo avvicinare i ragazzi a questo mondo, più dolcemente al mondo universitario, perché come diceva lei, professor Spagnolo, sono il nostro futuro i ragazzi, noi investiamo su di loro e quindi è giusto che abbiano, non dico la strada spianata, ma che siano accompagnati da noi in questa direzione. Ringrazio nuovamente tutti i presenti, ovviamente il dirigente, ma anche i relatori,
il professor Spagnolo, il professor Prota, e grazie Raffaele anche per il tuo contributo dato nelle lezioni precedenti, anche perché siamo ormai in dirittura d'arrivo, abbiamo soltanto la lezione, l'ultima, con la professoressa Boscatti, e giovedì prossimo, e ringrazio anche te Claudia, ma avremo modo di ovviamente tenerci in contatto per l'ultima lezione. Sì, io volevo lanciare una provocazione, che è quella di rivederci per esempio fra 3 mesi e vedere tutto quello che noi abbiamo detto sul Recovery Fund che piega ha preso. Ci diamo un appuntamento tipo a settembre, magari quando la pandemia è un po' rallentata, poi vediamo tutte le cose che ci siamo detti, dove sono andate a parare, chi di noi ha azzeccato qualche cosa o se abbiamo proprio visto male o se le cose sono andate meglio di come noi pensavamo, cioè osserviamo il procedimento, quello che succederà, sperando, anzi con la fiducia che insomma saremo tutti più sollevati rispetto ad oggi, ecco. Quindi magari ci diamo un appuntamento friendly in questa, per una verifica dell'andamento delle cose. Bene, ringrazio tutti ancora, buon divertimento. Avete raggiunto le 8 ore di schermo oggi, sì? Ancora, ma ci siamo vicini. Ci siamo vicini. Però queste ultime sono state particolarmente interessanti. Questo sì. Con l'impegno di riportare i ragazzi il più possibile i contenuti e di tenerli ancorati nel presente, perché noi forniamo tante informazioni sul passato. E forse il compito della scuola superiore deve diventare anche quello di renderli più consapevoli e più inseriti nell'attualità, perché in questo periodo è diventato urgente da parte della scuola superiore questo impegno. Questo è quello che ho portato io a casa finora da questi incontri, la necessità di portare i ragazzi ad essere più cittadini consapevoli di Italia e di Europa, ovviamente. Bene, io vi ringrazio io. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, buonasera.